Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett, The Big Bang, a.k.a. La Grande Banca, in stealth. Ovviamente in realismo, a.k.a. One Down. Allora, molti me l'hanno chiesta, quindi la porto sul canale prima di altre missioni. E vi faccio vedere, la prima cosa da fare, secondo me ovviamente, è di mettere la torta avvelenata nella mensa, così una guardia ce la siamo tolti di mezzo. Poi vabbè, metto una telecamera aggiuntiva, così non mi sfona la telecamera magari davanti al cavò che si apre, o meglio la porta che dà sulla stanza del cavò, e partiamo. Ovviamente mi sono portato come equipaggiamento primario le sacche per cadaveri piuttosto che i jammer. Perché? Perché ci sono un sacco di civili che girano e bisogna legarli, quindi la cosa più intelligente da fare è questa. Allora, innanzitutto, cosa sto facendo io adesso? Sto girando per gli uffici, perché? Perché sulle scrivanie degli uffici si possono trovare, ovviamente non solo qui, ma adesso vi faccio vedere anche dove, si possono trovare delle keycard, o meglio, una keycard. Per fare questo colpo in modo più tranquillo possibile, infatti eccola qua la keycard, è meglio trovarne tre di keycard e quindi metterla come risorsa una, visto che due sicuramente spawnano. Però io adesso ho preferito la fuga nell'ascensore, che è quella migliore in stealth. Ecco, adesso qua abbiamo visto la torta avvelenata e quindi c'è la guardia che vomita tutto il tempo, quindi non ci può venire a dar fastidio. Allora, primo obiettivo è questo, trovare la server room. Io adesso userò la keycard, e quindi la prima keycard serve per entrare nella server room, e le altre due serviranno per disattivare i laser. Ma vediamo tutto adesso. Allora, io ho creato il computer che serve appunto a far attivare la serratura a tempo per accedere all'area del cavò. Prima di andare a vedere qual è il computer giusto, perché? Perché la cosa più intelligente da fare, se siete in tanti, è che uno sta nella server room e continua ad hackerare il computer per vedere qual è il computer giusto. Perché? Se c'è qualcuno che hacka il computer, gli altri si mettono negli uffici che vi ho fatto vedere all'inizio e un computer bipperà. E non solo bipperà, quindi farà bip, ma sullo schermo verrà fuori una specie di avviso soltanto su un computer, e sarà quello il computer da hackerare. Io adesso sono da solo, quindi non posso farlo, nel senso non posso mettermi lì, non ho il dono dell'ubiquità, purtroppo, e quindi dovrò indovinare qual è il computer giusto. Io intanto vi ho fatto vedere che ho scassinato la safe dentro l'ufficio del direttore, perché lì può spawnare qualche volta la keycard, oppure se non è lì ce l'ha il direttore in tasca, quindi dovete uccidere il direttore. Allora, ci sono quattro persone che girano per la mappa e che possono dar fastidio, cioè il direttore, una donna di colore in tailleur viola, una donna anziana che il mio vecchissimo team chiamava la polpacciona, perché c'ha dei polpacci enormi, e una guardia e quella che è la stessa civile che fa la direttrice dentro il negozio di diamanti. Comunque, se non sapete di chi sto parlando, andate a vedere il video. Io adesso sto facendo il guessing game, cioè sto provando a indovinare qual è il PC da hackerare. Ovviamente dovete stare sempre attenti sia alle telecamere che ai civili, che all'unica guardia che gira ancora per la mappa, perché non ho ancora uccisa nessuna, ho ucciso soltanto il direttore. Per ogni PC, diciamo che ci vogliono, mi sembra, 15 secondi, adesso contiamo, comunque. Adesso finiamo di hackerare a 3.56, quindi vediamo quanto ci impiega il Bane a dirci quanto, cioè se il computer è giusto o no. Dovrebbe essere 15 secondi, vediamo, 15, no, forse anche 20,
20 secondi, sì. 20 secondi, per computer ci impieghiamo 20 secondi a sapere se è quello giusto o no. In ogni caso, dovete sempre stare attenti anche alle guardie che possono spawnare, cioè spawnare no, possono fare un giro diverso, ovviamente, perché siamo in realismo, niente è dato per scontato, niente dovete dare per scontato. Ok, perfetto. Quindi abbiamo il codice, dobbiamo andare giù, visto che questa porta che adesso andrò a farvi vedere può spawnare o qui o sopra, nel piano superiore, e mettiamo una keycard. Abbiamo visto che mettendo la keycard diminuiscono, quindi si dimezzano i laser, e quindi possiamo passare in maniera quasi, quasi indisturbata, anche se i laser sono molto veloci, si muovono in modo molto veloce. Ovviamente dobbiamo aspettare che il time lock, cioè la serratura a tempo, finisca, e nel mentre vi faccio vedere che in questi tavolini si può trovare la keycard qua, e niente. Allora, mentre stiamo aspettando la serratura a tempo, possono succedere due cose, e in realismo succedono quasi sempre. Gli ascensori si apriranno e verranno fuori o civili o guardie. In ogni caso, anche se gli ascensori si aprono o non si aprono, questo telefono squillerà. Questo telefono squillerà e dovrete rispondere subito, ragazzi, subito, appena vi viene fuori l'interazione, rispondete subito. Perché? Perché sarà una specie di collaboratrice della GenSec, ovviamente della Big Bang, che vi dirà cos'è successo con la serratura a tempo, perché c'è stato uno sblocco non programmato. Infatti, vedete, rispondiamo al telefono. Ovviamente i sottotitoli non ci sono, però c'è l'audio. Io adesso, per motivi di audio, ho dovuto mutare l'audio del gioco, ho messo la musica solita che metto nei video di stealth. Però praticamente questa voce ci dice perché c'è stato uno sblocco automatico non programmato della serratura a tempo, e Bane ovviamente interviene dicendo no, qua tutto a posto, era programmato comunque di stare tranquilli, eccetera eccetera. E la voce ci dirà, ci potrebbero essere due possibilità. La prima è che dice ah ok, tutto a posto, allora niente. Oppure fa spawnare due guardie senza cerca persone, che cioè praticamente potete uccidere e beggare senza allarmare nessuno. Quindi due cerca persone li avete sempre e non dovete sprecarli. Adesso Ben ci dice che gli elevators, cioè gli ascensori, si stanno muovendo. Cosa spawnerà dagli ascensori? Gli ascensori possono essere o al piano superiore, adesso è spawnato un civile per fortuna, oppure al piano inferiore, cioè vicino alla porta che ha la serratura a tempo. Io adesso, per avere delle sacche con me, visto che le ho finite, metto la sacca per cadaveri e uccido la polpacciona. Questa qua è la polpacciona, ragazzi. Ve la presento, visto che immagino che vi starete chiedendo chi fosse. Allora, finito l'hackeraggio, ovviamente, della serratura a tempo, andiamo nell'area del cavò, che è l'area più delicata. Perché? Perché ci sono un sacco di guardie, sono distribuite sempre in modo omogeneo, ed è molto difficile passare o comunque non farsi vedere né dalle telecamere né dalle guardie. Ovviamente, se volete disattivare le telecamere, c'è la stanza di sicurezza, ma non vi consiglio di farlo. Ora, intanto, ragazzi, per non lasciare niente al caso, ripeto, in realismo non lasciate niente al caso, spreco questi secondi per mettere via in luogo sicuro al 100% i cadaveri. Adesso vi faccio vedere anche la donna di colore col taglier viola, e anche lei l'abbiamo messa via, l'abbiamo uccisa, l'abbiamo beggata e l'andiamo a mettere nel posto sicuro. Così poi ci possiamo dedicare nuovamente alla missione. Quindi, ragazzi, in 10 minuti siamo messi bene. Abbiamo anche la guardia che potremmo killare qui, quindi siamo a posto proprio, siamo a posto. Allora, adesso il nostro scopo sarà di
ovviamente, beh, rispondere a certe persone, beggar la guardia e metterla via, però sarà di andare a mettere il fingerprint, cioè o meglio, l'impronta digitale del dito del direttore dentro lo scanner, ovviamente del cavò. Dopo ciò dovremo schiacciare due pulsanti su due console diverse nell'area del cavò sempre, hackerare il PC del direttore e infine potremmo digitare il codice e ovviamente finalmente aprire il cavò e accedere ai soldi, o meglio alle quattro borse da portare a casa, cioè potrebbero essere soldi come potrebbero essere borsoni d'oro. Allora, vedete che ci sono un sacco di guardie, io intanto vedo dov'è la vault, o il vault, e quindi mi adopero per arrivarci. Eccoli qua. Ovviamente, ragazzi, adesso vi faccio vedere che metto il dito mozzato del direttore, perché è un cavò ad apertura con l'impronta digitale. Adesso andiamo dai due pulsanti. Ovviamente, ragazzi, qua una guardia passa nel momento in cui, cioè proprio nel momento in cui stavo andando a schiacciare il pulsante, e quindi devo ucciderla per forza. Ma io avevo ucciso soltanto una guardia, quindi sono a posto. Adesso passa anche un'altra guardia. Quindi, ragazzi, visto che sto rushando, vi faccio vedere che rushando si rischia un pochino, ovviamente. Però niente di che, cioè abbiamo ucciso due guardie, quindi ci siamo levati due guardie nella zona del cavò. Adesso ovviamente dobbiamo andare via, nel senso portare via le sacche per cadaveri, sperando che quella non salga al piano superiore. Potete buttare le borse anche attraverso i laser, perché non è come in galleria d'arte o cornice a incastro, che se buttate i dipinti attraverso i laser scoppia l'allarme, quindi qua potete andare molto tranquilli. Vi faccio vedere anche una seconda volta. Eccolo qua. Ovviamente anche da qui dobbiamo portarli via i cadaveri. Perché? Perché nella mensa c'è sempre la guardia e ci sono sempre i civili che si possono allertare. Vedete? Adesso passo attraverso, non si può passare attraverso la mensa perché c'è la guardia e ci sono i civili. C'è anche un'altra guardia perché è spawnata. Se questa guardia se ne va, io posso portare via le sacche per cadaveri, ucciderla e entrare nuovamente nel cavò. Ovviamente, ragazzi, questa sarà l'ultima guardia che potrò uccidere e quindi l'ultimo cercapersone a cui potrò rispondere. E dopo non ne avrò più, perché sono il massimo è 4, sono 4. Questa guardia non viene verso di me, perfetto. Spero che salga, perché la ucciderò lì, se sale. Perché telecamere non ci sono, civili che danno noia non ci sono. Quindi perfetto, saliamo, la uccidiamo e rispondiamo a certe persone. Begghiamo e ritorniamo nel cavò. O meglio, nell'area del cavò. Perché? Perché dobbiamo ancora schiacciare l'ultimo pulsante, nonché il secondo. Ovviamente sacche per cadaveri, ragazzi, non ce ne ho più, ma io ho lanciato con lo shotgun il cadavere della guardia in modo tale che nessuno si possa allertare guardandolo. Quindi dobbiamo ovviamente trovare il nostro percorso per ritornare all'area del cavò. Lì c'è il pulsante da schiacciare. Controlliamo che non ci siano telecamere o guardie. Ritorniamo nell'ufficio del direttore ad hackerare il computer, come ho detto prima. Aspettiamo i laser. Passiamo. Saliamo le scale. Vediamo che la guardia non la vede nessuno. Il cadavere della guardia non lo vede nessuno. Hackeriamo il PC. Sì, ragazzi, lo so che sono un sacco di operazioni da fare, però vi assicuro che la soddisfazione nel finire questa mappa in stealth è veramente tanta, perché è una delle più lunghe da fare.
e ovviamente lunghezza in payday vuol dire che vi possono sgamare molto spesso. Andiamo a inserire il codice, andiamo ad aprire la porta del cavò, e adesso dobbiamo aspettare qualche secondo che si apra, perché è una porta abbastanza pesante, come potete vedere. Allora, vi dico anche che nella mappa spawnano delle chiavi. Delle chiavi che possono essere usate, anzi che devono essere usate, per aprire i gate, cioè le gabbie all'interno del cavò. Io adesso però non le ho ancora trovate. E soprattutto non mi va di andare a rischiare in giro di essere scoperto per prendere delle chiavi. Perché? Perché io posso usare il trapano. Ovviamente, ragazzi, se dobbiamo portare via quattro borse, non metto il trapano qui, perché ci sono solo tre borse, di cui due d'oro. E neanche qui, che c'è soltanto una borsa d'oro. Lo metterò qui, perché vedo vedo quattro borsoni di denaro e basta. Ovviamente questa operazione la potete fare solamente se i trapani che avete, quindi le abilità che avete, sono messe sul trapano silenziato. Quindi ovviamente potete fare questa operazione solamente se avete il trapano silenziato. E vi consiglio anche tutte le altre abilità, perché se il trapano dura meno, le guardie non si sospettiscono se il trapano si rompe o robe del genere. Nello scorso video che avevo fatto della Big Bank, cioè della grande banca, in Apocalisse Stealth, perché ai tempi Apocalisse era la difficoltà massima, avevo fatto vedere che nonostante io avessi già attivato la fuga, quindi avessi già messo quattro borsoni dentro il van e quindi potevo già andarmene, facevo vedere che nonostante le guardie fossero passate più volte al di fuori del cavò, nel momento in cui i trapani si rompevano, entravano all'interno del cavò e quindi ovviamente si allarmavano, e visto che non avevo più cercapersone, mettevo il jammer e scappavo. E per evitare questa cosa, visto che in one down visto che in one down spawnano subito le guardie ed è difficile scappare, ma comunque volendo portarvi io questo video in stealth, non lo faccio. Perché non sarebbe stealth, cioè io non vi porto un video in stealth chiamandolo stealth quando alla fine mi scoprono. Io vi voglio portare dei video proprio stealth, dove nessuno mi scopre, ragazzi. Quello è stealth, non che mentre state andando via scatta l'allarme e diciamo che è in stealth. No, quello non è stealth. Stealth è quando c'è il fantasmino alla fine della missione e quindi vuol dire che nessuno vi ha scoperto. Tutto qua. Allora, ragazzi, io aspetto questo trapano che tra poco, in 6 secondi, si aprirà. O meglio, aprirà la gabbia. E quindi potremo portarci via queste 4 borse di money. Ovviamente, ragazzi, adesso vi faccio vedere che la fuga che ho preso, che mi è valsa, mi sa, 8 o 10 favori, adesso non mi ricordo, forse 8, sì 8, è la fuga più non facile, più veloce, più vicina, ecco, più vicina al cavò. E soprattutto non dobbiamo oltrepassare sempre questi laser, perché? Perché se non avessimo messo questo tipo di fuga, il tipo di fuga predefinita era quella con l'elicottero, quindi avremmo dovuto passare 8 volte il cavò, la porta dell'area del cavò con i laser, con le borse, e andare a depositarle sul tetto, dove sarebbe arrivato un elicottero con una gabbia dove mettere i soldi. Però visto che diciamo la fuga più veloce, più vicina al cavò è questa, ho voluto mettere questa, e consiglio a voi di fare lo stesso, perché non ha senso non mettere una fuga così. È veramente la cosa più semplice, e soprattutto visto che in questi tutorial vi spiego cosa fare per rendervi la vita semplice, non ha senso non metterla. Ecco, tutto qua.
Allora, siamo a due borsoni su quattro, prendiamo il terzo. Ragazzi, ripeto, visto che in questo video non l'ho ancora detto magari, occhio, non date niente per scontato, occhio sempre alle guardie che pattugliano questi corridoi, però se fate sempre questo giro non dovrebbero scoprirvi, ma comunque state sempre attenti. Andiamo a prendere l'ultima borsa e anche questa missione l'abbiamo finita in stealth, in realismo. Ovviamente ragazzi, se volete fare lo loot dovete stare a scassinare tutte le cassette, dovete mettere tutti i trapani sulle grate, meglio, su delle gabbie del cavò e prendere tutto il bottino, ma ripeto, io non ho bisogno di soldi, non ho bisogno di esperienza. Voglio soltanto portarvi questi video tutorial per farvi capire, farvi imparare come si fanno questi colpi in stealth, in realismo. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, se vi è servito, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!